Non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Il Milan cioè pareggia con il Cagliari. E quindi la Juve si salva ancora una volta. Cioè, dopo una stagione abominevole, meritavano l'Europa League. E il Milan così gliela regala. Cioè, veramente, regà, ho tifato. Cioè, ho tifato, per modo di dire. Cioè, speravo sicuramente che ci andasse il Milan. Se l'è meritata di più per tutta la stagione. Se l'è giocato all'Inter, per carità, ha avuto Cali e quello che pare. Ma sicuramente se la meritava molto di più della Juve. Non è finita perché basta una vittoria del Milan contro l'Atalanta. E comunque. O una sconfitta o un pareggio della Juve che però gioca contro il Bologna che sta a mettere panchinari e cose, quindi De regola lì dovrebbe vincere, quindi so 3 punti in più per la Juve e in caso di vittoria del Milan andrebbe in Champions il Milan tranquillamente, però in caso di pareggio e la vittoria della Juventus andrebbe la Juventus in Champions. Non ci credo, veramente non ci credo, non ci credo. Mi dispiace troppo perché il Milan è una, cioè non una, è la squadra che simpatizzo, diciamo, tra virgolette, tra moltissime virgolette in Italia. Quella che mi sta meno antipatica, quella che mi sta più simpatica. Lo meritava di più anche parlando sportivamente, cioè sportivamente parlando, lo meritava secondo me molto, ma molto di più della Juve, che ha fatto un'annata bruttissima, certo, se poi ci arriva ci avrà i meriti suoi. Ma è pur vero che comunque, cioè, è comunque un fallimento per la Juve non aver vinto lo scudetto con la squadra. Però, arrivati a questo punto, meritavano di non andare nemmeno in Champions. Quindi, spero che l'Atalanta gliela regali al Milan la partita. Perché così il Milan va in Champions come è giusto che sia. Come è giusto che sia, ci deve andare il Milan in Champions. La Juve è giusto e vada in Europa League se vende Ronaldo e tutti quelli che ci stanno. Giusto così. Dopo una stagione di merda del genere dove non vince lo scudetto. Sta, mo, oggi con la vittoria del Milan bastava un 1-0 di merda. Non sono riuscito a buttarla dentro. Non sono riuscito a buttarla dentro con un gol di merda. Sarebbe andata in Champions diretta. Poteva pure non giocare la partita, la prossima partita. Sarebbe andata in Champions diretta. Incredibile comunque come si salvano sempre. Io l'avevo detto, se non sbaglio, in un video. Avevo detto che il Milan, quando ha vinto la Juve, sta, cioè, nel senso. Non mi posso aspettare che il Milan mi perde una partita col Cagliari. Cioè, c'è da dire pure che la partita che Inter-Juve, che Juve-Inter bisogna dire come l'ha vinta lei alla Juve, sempre con mezzo aiutino al gol su rigore di Cuadrado, che quello non ci sta mai per rigore. Però oggi bastava la vittoria del Milan, sarebbe andata in Champions tranquillamente. Io contentissimo perché, vi ripeto, è una delle squadre che mi sta meno antipatiche della Serie A e forse proprio quella che mi sta più simpatica. Non dico simpatizzo perché simpatizza e ti fai un'altra cosa. Però, sinceramente, lo speravo. Speravo nella Champions perché è una squadra che se lo merita. È una squadra gloriosa, una squadra che non va in Champions da troppi anni. E quest'anno veramente se lo meritava. Ha rischiato anche di provare a vincere lo scudetto, campione d'inverno. Poi ha avuto un calo assurdo. Ma la Champions la meritava. La Champions la meritava. La Champions la meritava. E la merita ancora. Io spero che vinca contro l'Atalanta, anche se sarà difficilissimo. L'Atalanta ormai è già in Champions diretta, quindi potrebbe magari giocarla con qualche riserva. Lo spero e spero che vinca il Milan, perché se lo merita veramente, sicuramente più della Juventus. Quindi niente. Mi dispiace e tiferò veramente, tanto dato che la Roma ormai è andata, speriamo che faccia quel punto che gli serve per arrivare in Conference, ma veramente tiferò no, ma spero che vinca contro l'Atalanta. Se lo merita, se lo merita, se lo merita. Sempre Forza Roma e dagli Milan per domenica, perché veramente, veramente mi rode il culo se ci va la Juve in questo modo. Con il Napoli che perde punti, no, stavolta no, ma perde punti durante il campionato. Il Milan che perde sta partita così, cioè mo, il Napoli la prossima c'è al Verona, quindi diciamo, senza sta sconfitta del Milan, sto pareggio del Milan, cioè bastava una vittoria del Napoli contro il Verona. Che non si sta più a giocare niente. Milan poi poteva pure perdere 5-0 contro l'Atalanta. E invece no, non sono riusciti a fare un gol e niente. E hanno una possibilità. Secondo me adesso c'ha più possibilità la Juve del Milan. Perché, ok, l'Atalanta magari giocherà con meno voglia e con meno giocatori. Però comunque, cioè, i giocatori ce l'ha comunque. Magari gioca Muriel, cioè, comunque ci sta la gente. Non lo so, non lo so. Niente. Non c'ho più niente da dire. Se non sperare in un mezzo miracolo, e poi non è miracolo, però in una
una mezza impresa, diciamo, del Milan che deve battere l'Atalanta, per forza, o la Juve deve perdere, ma più che la Juve deve perdere col Bologna, spero più in una vittoria del Milan per star sicuri, e va bene, quindi, qui da Lasca è tutto, grazie mille a tutti per la visione, sempre, 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 forza Roma, mi dispiace troppo, troppo per il Milan, dai ragazzi, dai.